Siamo contenti che questo luogo torna a vivere. E la matematica è una cosa meravigliosa perché è stata inventata, un prodotto della mente umana, ma riesce a spiegare le leggi della natura, il movimento dei pianeti, la gravitazione. Però non sempre la vita segue le regole della matematica. E a volte uno più uno non fa due, e a volte una criticità più un'altra non fanno due criticità, ma una grande opportunità. Ed è quello che abbiamo in mente quando parliamo della grande Pompei. Per fortuna a Pompei stanno tornando i flussi, abbiamo in questi mesi anche dei numeri superiori a quelli prima della pandemia. Abbiamo avuto alcuni mesi fa un giorno normale a pagamento, quindi non una domenica gratuita, con il più alto numero della storia degli scavi di Dovete visitatori, quindi spostare? 21.000. Io quel giorno ero nel sito, devo dire che mai avrei pensato che era un giorno da record, perché si percepiva la presenza di tante persone, però non era eccessivo. Però per il futuro noi speriamo di crescere ancora, e non solo per noi, pensando al nostro parco, quello che abbiamo ancora in mente di fare, di mostre, di ricerche, di attività, di restauri, di tutela, ma anche per il territorio, che noi come sito archeologico in un territorio che non è semplice, credo che abbiamo il dovere di pensare alla nostra realtà, a qualcosa che può dare un contributo al miglioramento delle vite delle persone che vivono qua, in termini sociali, culturali, ma anche economici. E questo è il nostro obiettivo, e abbiamo pensato che ecco, qui potrebbe nascere una criticità, e a volte parlano anche i media, se vengono troppe persone, cosa succede? Non solo l'esperienza potrebbe essere non più gradevole, se ci sentiamo parte di una marea, una massa di persone, ma la cosiddetta pressione antropica potrebbe anche mettere a rischio il patrimonio. E dunque abbiamo pensato a risolvere questa possibile criticità che stiamo affrontando, pensando a un'altra criticità. Noi abbiamo al di fuori del sito dei Pompei una specie di Pompei 2, dei valori, dei siti, Bosco Reale, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, ovviamente anche nel territorio di Pompei, fuori la città antica, che hanno un valore culturale sicuramente non inferiore a quello della città antica, ma al tempo stesso raccontano un altro aspetto di questa realtà, di questa città. Raccontano la vita nelle campagne, nelle fattorie, nelle ville d'ozio, nei villaggi, nelle contrade, e dunque fanno parte, sono complementari a quello che possiamo vedere entrando nell'antica città di Pompei. Per cui l'idea è abbastanza semplice: fare di tutto questo un unico grande parco diffuso, una specie di paesaggio archeologico dove non è più così chiaro che cosa è dentro e che cosa è fuori. Con il sindaco Lo Sapio abbiamo spesso parlato di abbattere i confini. Questo non può significare in questo momento di fare a meno della recinzione del sito, anche per motivi di sicurezza ovviamente, però almeno mentalmente pensare tutto come una grande un tutt'uno. E questo vuol dire per noi innanzitutto
far emergere questo valore immenso nel territorio. Dunque la riapertura oggi dell'antiquario, un museo bellissimo, pensato più di 30 anni fa, e già allora si pensava al tema dell'ambiente. Quindi abbiamo ripristinato quel percorso, l'abbiamo un po' integrato e l'abbiamo integrato con una sala che parla degli scavi in corso a Civita Giuliana. La Villa dei Misteri con una nuova illuminazione, anzi non è nuova, è la prima volta che viene illuminata, che consente la lettura finalmente di tutti i dettagli di questa opera unica della pittura antica, non solo del salone con il fregio, ma anche degli altri ambienti, sia durante il giorno per il pubblico che viene, ma che consente anche potenzialmente le aperture dopo il tramonto. Noi abbiamo già in programma una serie di aperture, iniziative, abbiamo già anche accennato al sindaco, potrei immaginare lì tante iniziative culturali che potremo organizzare in futuro, presentazioni di libri, incontri, per far dare anche un contributo a rendere il turismo a Pompei più stanziale, offrendo qualcosa anche per chi pernotta nella città di Pompei. Collegato a questo un biglietto valido per 3 giorni, ecco qui quello a sinistra, ci sono anche altre tipologie di biglietti, dunque vogliamo essere flessibili, vogliamo andare incontro alle esigenze anche diverse del pubblico, ma per noi il biglietto del Parco Archeologico di Pompei ovviamente è quello di 3 giorni per tutti i siti. Poi è chiaro che forse all'inizio non sarà il più venduto, ma noi lavoriamo affinché un giorno il biglietto 3 giorni sarà il biglietto del Parco e sarà quello che speriamo più venduto. E poi collegato a questo un servizio di navette tutto il giorno. Il nostro modello è stato quello di un aeroporto, di un grande aeroporto dove ci sono diversi terminal, e se devo andare da terminal 1 a terminal 3 non è che devo studiare gli orari del shuttle, cioè fare un biglietto, ma vado lì alla fermata, prendo il prossimo shuttle e via. Così vogliamo anche noi gestire questo servizio, che dovrebbe superare dunque la separazione fisica tra i vari siti. C'è un altro problema matematico che abbiamo cercato di affrontare, o di non matematica, una criticità che consiste nel fatto che noi adesso abbiamo messo insieme un po' i lavori eseguiti per arrivare a questa giornata di oggi, che per noi come parco è davvero un traguardo, una giornata importante, ma ovviamente non è la fine, cioè l'inizio di un percorso, ci sono ancora tanti progetti che vanno avanti, e sono in tutto più di 4 milioni di euro. Qui incluso è anche la riapertura delle due ville di Stabia, che sono adesso anche accessibili senza barriere, perché lì è stato fatto un grande lavoro, ancora altro resta da fare, ma sono lavori complessivamente per un importo di 4 milioni e 200 mila euro, inclusi anche scavi a Civita Giuliana. Pensate cosa si può fare con i 70 milioni che sono nell'ambito del CIS, del contratto istituzionale di sviluppo, stati destinati agli 11 comuni che fanno parte adesso finalmente, dopo l'ampliamento deliberato dall'UNESCO, della buffer zone. E questo è solo l'inizio di un grande percorso. Questo però è un tema da comunicare, e da comunicare in un territorio, l'ambiente, un contesto
dove non sempre siamo stati bravi a raccontare in maniera efficace quello che facciamo. Adesso abbiamo dovuto, anche qui ringrazio Comune di Pompei, dovuto interrompere il traffico della strada di Civita Giuliana per proseguire con gli scavi. Questo chiaramente crea disagio, ne siamo consapevoli, dunque vogliamo fare uno sforzo per spiegare perché vale il valore, perché vale la pena accettare anche questo disagio e qual è la visione, la prospettiva per la quale stiamo lavorando. Qui intorno lo abbiamo verificato, ho fatto un giro alcuni giorni fa per invitare tutti i cittadini che vivono qua intorno in questo quartiere. Ci sono persone che hanno detto a noi nessuno ha mai spiegato che cosa c'è qui dentro, non siamo mai entrati. Ecco, questo è un grande compito per noi, spiegare perché l'archeologia può dare un contributo, perché è importante, perché ha un valore, non è scontato. Sicuramente è scontato per noi archeologi, ma chiaramente non per tutta la comunità. Per cui abbiamo deciso di allestire qui una sala che parla di uno scavo ancora in corso, lo scavo appunto di Civita Giuliana, qui vicino, dove è stato trovato un carro cerimoniale ai tempi del mio predecessore, il professor Osanna, che aveva avviato lo scavo insieme alla procura, e ringrazio tutti il procuratore, tutte le forze dell'ordine e i procuratori aggiunti che hanno portato avanti un'indagine partita come indagine sui scavi clandestini che si stavano svolgendo lì da parecchio tempo, che hanno arrecato un danno immenso al patrimonio, stimato dal nostro ufficio di tutela a circa 2 milioni di euro, ma il vero danno non è calcolabile, perché specie nei casi dove abbiamo la possibilità di eseguire dei calchi di mobili, di oggetti antichi, che è una tecnica che esiste sulla Pompei, ma il vuoto lasciato da materiali organici non più esistenti, possono essere vittime dell'eruzione, uomini, donne, bambini, animali, ma anche mobili, tessuti, legno, tutto quello che si decompone, lascia poi un vuoto nella cinerite, nel terreno, una specie di impronta, e riempiendo questo vuoto con il gesso si ottiene la forma. Abbiamo la possibilità, grazie a questo, di avere un'immensità di dati ovviamente, ma anche di guardare in faccia le persone che vivevano qui 2000 anni fa e che hanno trovato la morte durante l'eruzione del 79 dopo Cristo. Raccontare dunque uno scavo che sicuramente ancora richiederà anni di lavoro. Stiamo scavando contemporaneamente nel quartiere signorile e in quello anche servile, dove è stato trovato il carro cerimoniale, è stato portato a Roma, che adesso è qui, a Bosco Reale, ma che è solo una parte di questa storia, perché fu trovato parcheggiato davanti a una serie di ambienti che erano gli ambienti dove dormivano gli schiavi. Abbiamo una documentazione quasi fotografica di alcuni ambienti con tutto l'arredo, i letti non fatti, disfatti, no? Con la coperta buttata lì quel giorno, e così la troviamo ancora oggi con gli oggetti di uso quotidiano, ambienti di 15 metri quadri che al tempo stesso erano anche ambienti di stoccaggio con anfore, ambienti di lavoro. Quindi vediamo la precarietà della vita di queste persone che erano gli ultimi della società dell'epoca. Un luogo con una potenzialità immensa per la conoscenza,
una grande sfida per la tutela. Stiamo andando avanti con gli espropri per assicurare anche la tutela di questo grande complesso, ma ovviamente in futuro anche per la fruizione del sito. Noi lavoriamo perché un giorno questa villa sia parte di una grande passeggiata archeologica, a quale abbiamo iniziato a lavorare con i comuni boscoreani, ma che dovrà ancora essere ampliata, ramificata, per includere un giorno la villa di Civita Giuliana, che sarà, come la villa regina, complesso messo in sicurezza, tutelato, accessibile per tutti. Credo che sia un grande segnale portare questo reperto qui, e credo che sia importante raccontare l'archeologia non solo però come un bellissimo oggetto, un vaso, un carro cerimoniale, una statua in una vetrina, ma anche come un'operazione, un processo, un'attività di conoscenza e di ricerca. Per questo abbiamo anche deciso da alcuni anni di aprire i cantieri per quanto possibile fisicamente, dunque portando i visitatori a vedere quello che si svolge, che si fa in un cantiere di scavo, anche raccontandoli attraverso il digitale. Ora, tutto questo è possibile grazie a una grande squadra, che voglio ringraziare, e grazie a una sinergia con il territorio, di cui espressione anche questa serata, perché il comune di Boscoreale, il sindaco Pasquale Di Lauro, è nostro partner e sostenitore questa sera nell'organizzare dopo una grande festa per celebrare questo momento importante nella storia del nostro parco. Ringrazio anche il sindaco Pompei, Carmine Nosapio, il generale Giovanni Capasso, che interverrà dopo, che coordina compito arduo, immagino, tutta le attività, gli interventi nella grande Pompei, nella buffer zone. Dunque anche chiaramente al di fuori dell'area di competenza del Ministero. Però sono davvero tantissime le persone che hanno contribuito a quello che oggi vediamo e che, come ho detto anche prima, è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza. Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza gli scavi, quell'inizio che ho raccontato prima.